Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight. We'll be burning up like neon light. Amici di Fashion One, oggi ci troviamo in una grande serata. Siamo a Milano, precisamente al The Club. Questo è l'ingresso di questa famosa discoteca di Milano per una grande serata. Si chiama Fidelio, il martedì di Milano. Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight, and we'll be burning up like neon lights, neon lights, neon lights, neon lights. Questa sera il The Club di Milano ospita la serata Fidelio, una serata storica di Milano. E in questa grande serata è ospite il Riobò, una discoteca salentina, e le sonorità del Riobò vengono riprodotte da un grande DJ che è Savi Vincenti. Questa sera il Salento va in scena, è un evento in collaborazione con Di Tutto, Luxurious Eventi. Savi Vincenti, DJ from Riobò. Portiamo qui la nostra allegria, la nostra musica e tutto quanto questo conciliato con l'evento Di Tutto, con il settimanale, quello originale. Fashion One a Salento, tutti i ragazzi, amore. Ciao Fashion One dal Fidelio di Milano. Ciao Fidelio Milano is the top. Ciao amici di Fashion One. Questo è martedì notte pettinato di Milano, dove ci si balla e ci si diverte. E martedì non è italiano, internazionale, perché la collaborazione è con tutti i locali d'Italia e d'Europa, soprattutto con il Salento. Il Salento che balla, il Riobò riparte, oggi non potevo mancare. Benvenuti al Fidelio, la discoteca più figa di Milano, si può dire figa? Benvenuti al Fidelio, la serata più fantastica del The Club. Qui stasera la serata salentina, vi aspettiamo tutti, è fantastica. Siamo qui con la voglia di divertirci, venite, vi aspettiamo, un bacio da Asia Morano. Serata Fidelio, c'è la nostra amica Cristiana Salentina, di dove sei? Otranto. Otranto, che ci fai studi qui a Milano? Studio e lavoro. Senti, che ti sembra questa serata in cui si respira aria di Salento? Beh, ci voleva un poco, dai, nel nord, un po' di Salento, un po' di casa, un po'... Quasi quasi che ti senti a casa? Quasi quasi, sì. Vuoi salutare qualcuno in particolare? Sì, voglio salutare Di Tutto, Fashion One e System Network. Amici di Fashion One, per me è un grande piacere questa sera intervistare il direttore artistico del Fidelio di Milano, questa serata storica qui a Milano, Maurizio Gerosa, buonasera. Ciao, buonasera Marco, grazie a te e ai tuoi ascoltatori e visitatori di Fashion One. Ma com'è nata l'idea di questa serata a Fidelio? È nata 13 anni fa, è nata non solo dalla nostra idea, è un piacere dirlo, è nata grazie al contributo di due persone, Gabriele Piemonti e Poldo Longhi, che mi fa piacere sottolinearlo e ricordarlo, che, perché purtroppo uno dei due non c'è più, che è Poldo. E lo spunto artistico è stato il film Eyes Wide Shut, ultima opera in vita di Stanley Kubrick, che è stata tradotta da noi artisticamente con il rifacimento di quella che era dalla parola d'ordine Fidelio per entrare nel famoso party di Eyes Wide Shut, con Tom Cruise e Nicole Kidman all'interno di questa villa dove c'era questa situazione orgiastica.
e noi l'abbiamo rifatta in quello stesso modo 13 anni fa a Rolling Stone di Milano, e da lì il percorso è partito tutto. Maurizio, volevo sapere, qual è stata secondo te la serata più bella, quella che ti ricordi particolarmente? Allora, siccome è difficile ricordare il passato, è troppo facile, quella che mi ricordo con veramente con passione e con piacere è stata qualche settimana fa, che per la prima volta abbiamo festeggiato il compleanno del Fidelio, 13 anni, ed è stato un momento veramente importante dove abbiamo avuto il piacere di riospitare tutti coloro che ci hanno seguito nel nostro percorso e che hanno iniziato con noi, quindi personaggi, non so, c'era, adesso dico quelli che mi sono rimasti nel cuore, a parte i VIP che vediamo spesso qua da noi, ma c'era, non so, Luca Casadei, Luca Scaglione, cioè persone che sono nate facendo per gioco questo lavoro e che poi sono diventate icone nel nostro... Che cosa si prevede in questa serata? Ci auguriamo di rispettare quello che è il nostro format, che comunque è legato a un investimento sul prodotto. Cioè, in un momento di crisi la gente sempre di più seleziona e cerca di scegliere, al di là di quello che viene proposto, sceglie quello che è il prodotto che dà qualcosa in più, in un modo intenso, perché abbiamo il corpo di ballo, l'artista, il performer che cicla, ricordiamoli che è fondamentale, noi abbiamo tre DJ resident che sono Ale Bucci, Mavi e il resident storico del Fidelio che è Stefano Payne, abbiamo una voce che ci accompagna che è Gatti, abbiamo un cantante che è Alabert, percussioni Alessio Donati, Maximiliano Rio alle tastiere, ultimo ma non ultimo Mauro Capitale al sax, e sono performer che ci accompagnano. Naturalmente il fiore all'occhiello di tutto questo sono i ragazzi che sono sempre sul nostro palco, che sono i Nuart, quindi ci aspettiamo nel prossimo di riproporre quello che abbiamo sempre fatto oggi, magari con qualcosa in più, come questa sera con voi. Il modo di trovare una collaborazione tra realtà vincenti. Che ti sembra di questa collaborazione con il Salento e con il Rio Boy in questo caso, con sei vincenti? Vabbè, però qua questa è una domanda, ti piace vincere facile, perché il Salento è la realtà vincente degli ultimi 7-8 anni, quindi avere il piacere di avere una collaborazione con il Salento, non con solo il Rio Bo che rappresenta in modo particolare, quindi il Rio Bo è la ciliegina sulla torta del Salento. Grazie agli amici di Fashion One, grazie agli amici di Radio System e grazie a Marco e al Salento. Un saluto agli amici di Fashion One.